Ti sei mai chiesto come capire se il tuo cane ti vuole bene? È normale domandarselo se hai un cane e quando si impara a capire un po' di più il linguaggio canino si scoprono tanti dettagli che permettono di riconoscere le dimostrazioni d'affetto dei nostri amici a quattro zampe. Tuttavia, ci si dimentica di un altro aspetto, ovvero come loro percepiscono il nostro amore e soprattutto se capiscono quanto li adoriamo. Sai che il tuo cane ti ama e vuoi dargli lo stesso amore? Non perderti questo video di Animalpedia, in cui ti spieghiamo come dimostrare affetto al cane con 7 consigli di base per rafforzare il legame con il tuo amico a quattro zampe. Vai a fare una passeggiata con lui. Ai cani piace uscire e fare una passeggiata, e ancor di più con un membro del loro gruppo familiare con cui hanno un forte legame sociale ed emotivo. Pertanto, andare a fare una passeggiata con il tuo cane è essenziale per dimostrargli quanto è importante per te e quanto lo ami. Dagli libertà durante le passeggiate. Portarlo fuori e fare una passeggiata e lasciargli un po' di libertà per annusare, marcare o socializzare con altri cani è qualcosa che il tuo cane apprezzerà e capirà che lo fai perché gli vuoi bene. Non punirlo. La punizione, oltre a non essere efficace, può danneggiare seriamente il rapporto con il proprio cane. Quindi è sempre consigliabile optare per un rinforzo positivo. Trattare il tuo cane con affetto e comprensione sarà un altro modo per fargli capire che lo ami. Preoccupati per lui. Preoccuparsi di imparare, conoscere e comprendere il linguaggio canino è qualcosa di fondamentale affinché un cane si senta capito quando parla attraverso le sue posture. Scopri tutto sul linguaggio canino nel video che abbiamo dedicato a questo argomento. Proteggilo dai pericoli. Proteggere il tuo cane da situazioni che lo spaventano e quindi farlo sentire al sicuro con te è fondamentale per il suo benessere e la sua tranquillità. Inoltre, genererà uno stato di fiducia che associerà a te, la sua fonte di serenità. Passa del tempo con lui. Trascorrere del tempo con il tuo cane, a parte delle passeggiate, è un altro modo per dimostrargli che lo ami. Gioca con lui. Forse l'atto più ovvio per un cane di sentirsi amato dal suo umano è che giochi con lui. Quando un cane associa il suo compagno a momenti di gioco divertenti, senza dubbio genera un forte legame affettivo. Come faccio a sapere se il mio cane è felice? Il miglior consiglio per sapere se il tuo cane è felice è osservare attentamente i suoi comportamenti quotidiani e apprendere le basi della comunicazione canina, in particolare il linguaggio gestuale del corpo. Un cane con un atteggiamento rilassato e che non mostra paura in presenza del suo umano indica un rapporto sano ed è sintomo di un cane felice. Se vuoi sapere quali sono le posizioni che indicano un cane felice, non perderti il video che ti abbiamo preparato. Un altro modo per garantire la felicità di un cane è far sì che nella sua routine quotidiana possa sviluppare i modelli comportamentali tipici della sua specie, ovvero camminare, annusare, interagire con altri cani e persone, divertirsi con giocattoli o ossa. Insomma, permettere a un cane di fare cose tipiche della sua specie è un modo per garantire un legame forte, positivo e affettuoso con il proprio umano. Dicci, e tu, come dimostri al tuo cane che lo ami? Faccelo sapere nei commenti. Alla prossima!